Resta un rebus il futuro della panchina dell'Inter. Senza Champions, il domani di Pioli può essere in bilico e non è da escludere un clamoroso ritorno in Italia di Conte, visto che è tutto da scrivere in rapporto con il Chelsea. L'Inter intanto guarda anche al mercato. De Vrij e Strootman da Lazio e Roma sono le idee più calde, entrambi olandesi, ma non è facile strapparli ai due club della capitale, mentre per il ruolo di vice Icardi c'è Petagna dell'Atalanta. Si presenta il nuovo presidente del Palermo, Paul Baccaglini. Credo nell'A, ma c'è un piano anche per la B. Lavori in vista per lo stadio, dice, mentre Zamparini non si sbilancia. Le cifre? Cavoli miei! Benvenuti amici, un'altra edizione del TMV News. Avete sentito nei titoli due le squadre che affronteremo quest'oggi, grandi macro temi, l'Inter e il Palermo, situazioni differenti. La notizia, o comunque le indiscrezioni che riguardano il futuro di Antonio Conte, attuale tecnico del Chelsea, che potrebbe essere in Italia, magari all'Inter. Ne parleremo proprio qui in studio con i miei ospiti che vado a salutare. Gaetano Mocciaro, ciao Gaetano, ben trovato. Ciao Tommaso, grazie a tutti. Alla mia destra Francesco Fontana, ciao Francesco. Ciao caro Tommaso, buonasera a tutti. Allora, partiamo proprio da una notizia che tuttomercatoweb.com ha dato nel corso di questa giornata e più appropriatamente proprio grazie al nostro Francesco Fontana su un rinnovo non ancora fatto per quello che riguarda Antonio Conte con il Chelsea e questa possibilità, remota o meno, che possa sedersi sulla panchina dell'Inter già a partire dalla prossima stagione. Allora, cerchiamo, Francesco, visto che sei stato tu comunque a scrivere anche questo interessante articolo, di ricostruire brevemente qual è la situazione e per quello che riguarda la situazione di Conte adesso attuale al Chelsea e per quello che riguarda quello che potrebbe succedere nel corso dei prossimi mesi. La situazione è molto semplice da spiegare. Si parlava di un rinnovo già fatto, comunque addirittura d'arrivo, invece non è così, forse se lo possiamo dire. Sì, diciamo, la situazione è molto semplice da spiegare, è un po' più difficile capire cosa potrà succedere. Diciamo che è vero, Conte, c'è qualche problemino con Abramovic, sì. Il riferimento va per esempio al numero degli elementi del proprio staff tecnico, non c'è stato l'accordo la scorsa stagione, chissà se arriverà eventualmente al termine di quella attuale. A Conte manca la famiglia tantissimo, questo rappresenta non è una cosa secondaria, l'ha detto lui stesso, quindi bisognerà capire anche se la famiglia si sposterà oppure no, e soprattutto diciamo, aggiungendo a questa situazione familiare, aggiungiamo anche l'offerta dell'Inter che è reale. L'Inter lo ha, diciamo, ha cercato di smentirla off the records con noi, sì. Con noi giornalisti che seguiamo l'Inter. Ma diciamo il ruolo delle parti, è il gioco un po' delle parti, quindi l'offerta dell'Inter c'è, risale a circa un mese e mezzo fa. E un corteggiamento tuttora, diciamo, in atto. Sì. Assolutamente sì, assolutamente sì. La situazione quindi qual è? Il rinnovo si farà, sensazione mia, secondo me sì, però non è fatta non è così facile come può sembrare e l'Inter c'è all'orizzonte. Diciamo, per riassumere totalmente, faccio affidamento ancora al titolo che abbiamo visto poc'anzi, dura, difficile, ma non impossibile. Sensazione personale, ripeto, è che certo. Alla fine, secondo me, resterà al Chelsea con tanto di rinnovo. Vado anche da Gaetano, tra i pro a favore di Abramovic e del Chelsea c'è una Premier League praticamente conquistata, anche se chiaramente la matematica ancora non ha dato le sue certezze, la possibilità di giocare da protagonista il prossimo anno una Champions con la maglia, con la squadra del Chelsea, e poi anche degli investimenti, comunque quelli di Abramovic, che sono previsti in maniera abbastanza copiosa per quello che riguarda le entrate sul mercato. Questa potrebbe essere, no, le armi, sono le armi che Abramovic tirerà fuori per cercare di tenere Antonio Conte sulla panchina. Beh, sicuramente, anche perché quest'anno non è facile rinunciare a queste cose, ecco, questo è il concetto. Assolutamente. Diciamo che, ecco, quest'anno c'è stato un po' un contenimento delle spese da parte del, si fa per dire, contenimento, perché sì. Comunque il mercato del Chelsea alla fine della fiera è stato persino superiore in termini economici rispetto magari ai top club italiani, perché è arrivato Batshuayi e non è costato certamente poco, ed è arrivato strapagato per l'ennesima volta David Luiz in difesa. C'è da dire che, ecco, David Luiz non era sicuramente la prima scelta, probabilmente nemmeno Kanté la seconda, perché ecco, è Kanté, soprattutto, ecco, Kanté che ha fatto la differenza, quindi comunque un rinforzo per reparto.
considerando che il Chelsea non aveva fatto, non si era qualificato per le coppe europee, quindi non era neanche, non erano garantiti gli introiti della, della Champions League. Va da sé che, incentivato dal, dai soldi della Champions, dal fatto che Conte ha trasformato una squadra, sta per vincere un campionato, fondamentalmente con Moses e Alonso, con tutto il rispetto, sì, comunque non sono giocatori certamente che ti aspettavi potessero contribuire in maniera così decisiva al titolo, comunque non erano giocatori diciamo strapagati, oddio, insomma Alonso 30 milioni, però Moses certamente no, per cui sicuramente Abramovic sarà stato convinto da, da Conte, magari potrà anche venirgli incontro in, in sede di mercato e magari anche per, chi lo sa, per altro, perché effettivamente quando lui è arrivato al, al Chelsea non, non è stato accontentato nemmeno per quello che riguarda lo staff, tant'è che Massimo Carrera poi è dovuto emigrare in Russia, adesso oltretutto è l'allenatore dello Spartak Mosca, sua fortuna. Oltretutto perché ha intrapreso un'altra direzione. Comunque certamente un titolo vinto in maniera così netta in un campionato che è quello più equilibrato del mondo può sicuramente stimolare Abramovic a rimettere mano sul portafogli. Ciò premesso, l'aveva già fatto l'anno scorso, sì, e appunto con i nomi già citati in maniera ancora più clamorosa, potremmo dire. Tra l'altro, tra i nomi che si fanno per l'attacco, anche quello del Gallo Belotti, che sta stupendo in Serie A, possibile erede di Diego Costa, la clausola rescissoria per l'estero fissata da Urbano Cairo con il Torino da 100 milioni di euro, spiccioli tra virgolette per un proprietario come Abramovic. Francesco, però, cerchiamo di guardare anche l'altra faccia della medaglia, ovvero la panchina nerazzurra attuale, ovvero Pioli, che si sta cercando di meritarsi la riconferma in vista della prossima stagione. Certo è che con un nome così pesante come Conte sullo sfondo non è semplicissimo, però possiamo cercare di fare qualche ragionamento. Pioli non resterà sicuramente qualora non dovesse arrivare alla Champions, la qualificazione Champions. Ma tu sei cattivissimo a mettermi così alle strette con una domanda del poi genere. Poi tutto registrato, quindi chiaramente occhio alla risposta. No, andremo a riprendere. No, una cosa voglio dire su Pioli. Non so, poi interpretatela come preferite. È un paio di settimane, domenica a Cagliari compreso, che l'ho notato, l'abbiamo notato un pochettino irritato. Anche domenica, per esempio, in conferenza l'ho visto molto scuro in volto, nonostante la grande vittoria dell'Inter, fin troppo facile. Quindi non lo so, Pioli, per chi ha avuto modo di conoscere, è una persona veramente sorridente, disponibile, molto molto gentile. Ecco, è un paio di settimane che lo vedo un po' irritato, è la parola giusta. Detto ciò, caro Tommy, non so se alla fine il suo futuro dipenderà dalla Champions League. Noi dobbiamo raccontare quello che sappiamo e quello che l'Inter sta cercando di fare. L'Inter sta cercando di alzare l'asticella sotto questo punto di vista. Sensazione personale è che Pioli resterebbe sulla panchina dell'Inter solamente nel caso in cui non si liberassero quei due o tre nomi che sono, diciamo, chi più chi meno nel radar della dirigenza. Conte ne abbiamo parlato, Ciolo secondo me è una situazione molto molto personale, deciderà solamente lui quando e se lasciare l'Atletico, e poi attenzione, magari c'è un Allegri che... Ma un Allegri, puntini puntini, andiamo avanti. Il balzer delle panchine sicuramente appassionerà non soltanto gli addetti, diciamo, ma anche tutti i tifosi. Cioè, sarebbe intrigato, un nome da non escludere, diciamo, a prescindere. Dicevamo del Chelsea, che è pronto a fare follie sul mercato nella prossima estate, ma anche l'Inter non starà sicuramente a vedere. Tanti i nomi che vengono accostati ai nerazzurri già da diverse settimane, due dei quali sono quelli più caldi, però non anticipiamo nulla, ci colleghiamo con la redazione di tuttomercatoweb.com e sentiamo cosa ha da dirci al riguardo Marco Conterio. Ciao Tommaso, non solo l'allenatore, c'è già mercato per l'Inter che verrà, per l'Inter del futuro, perché Suning Group vuole costruire una squadra capace anche di giocarsela alla pari, ad armi pari con la Juventus. Per questo il primo obiettivo è un difensore di grande qualità che sappia giocare anche palla al piede, e allora il nome è quello di Stefan De Vrij, il centrale della Lazio. È stato il più giovane, è stato un po' capitano del Feyenoord di Rotterdam, il suo mentore è Ronald Koeman, possibile peraltro prossimo tecnico del Barcellona. De Vrij è un giocatore che costa carissimo, lo Tito non lo vorrebbe liberare, ma è certo che davanti a una maxi offerta come quella che starebbe preparando in questi giorni l'Inter, allora potrebbe cedere, pagare moneta, vedere cammello, nel caso il cammello sarebbe olandese, il tulipano De Vrij. Non soltanto lui, ovviamente, un Inter che ragiona molto orange, con questa voglia d'Olanda a centrocampo, sempre a Roma piace Kevin Strootman, il centrocampista della formazione di Luciano Spalletti, entrambi peraltro nel giro della stessa agenzia, quindi sarebbe, come si dice, due piccioni con una fava. Un Inter che guarda ovviamente anche ad altri colpi di mercato, grandi nomi, c'è la voglia di Sanchez sul quale
squadre, c'è la Juventus e poi un vice Icardi. Tra i nomi degli ultimi giorni, delle ultime ore, c'è anche Andrea Petagna, l'attaccante dell'Atalanta, che piace molto, piace a Pioli, ma piace a prescindere anche alla dirigenza e a Suning Group. A te. Nomi di primissimo livello sicuramente quelli di Stefan De Vrij per la difesa, Kevin Strootman per il centrocampo e anche l'ipotesi Petagna come vice Icardi, come ci ha sottolineato e raccontato Marco Conterio. Vado da Gaetano brevemente, sono nomi innanzitutto che possono fare il caso dell'Inter? Sì, assolutamente, questo sono assolutamente di primissimo livello. Fa bene Suning, fa bene l'Inter, la dirigenza, Ausilio a puntare su questi nomi che costano molti soldi, però chiaramente non si può più, cioè bisogna fare il salto di qualità, presumo. Ma andare su questi nomi. L'Inter non va in Champions, l'ultimo anno c'era Leonardo traghettatore, cioè, in panchina, per cui parliamo del 2010-2011, sono sei anni ed è ora insomma che una società come l'Inter faccia degli investimenti massicci per tornare in Champions League. De Vrij e Strootman sono due giocatori che conoscono benissimo il campionato italiano. De Vrij, secondo me, è uno dei migliori tre difensori in circolazione, farebbe una coppia perfetta con Miranda. Murillo questa stagione ha avuto delle defiance, quindi potrebbe prendere probabilmente il posto del colombiano, che comunque è un giocatore che rimane un grandissimo prospetto. Per quello che riguarda Strootman, sicuramente è un giocatore che potrebbe essere sacrificabile dalla Roma, perché se l'Inter prende De Vrij a questo punto significa che Manolas potrebbe restare alla Roma. La Roma è abituata ogni anno a cambiare difensori, magari ecco cercare di mantenere una continuità una volta tanto sulla difesa, quindi con Rudiger e con Manolas confermati non farebbe male. A quel punto da dove possono arrivare i soldi, anche perché la Roma è sotto il fair play finanziario, probabilmente da un centrocampista, e quindi Nainggolan è intoccabile e Strootman pagato 20 milioni, ecco, se magari l'Inter offrisse qualcosina di più della cifra investita, sicuramente potrebbe essere un giocatore sacrificabile, per quanto è stato dimostrato che Spalletti l'abbia riportato insomma a livelli molto alti. Ricordiamo, un giocatore è stato fermo due anni. Sì, sì. 10 secondi, Francesco, anche per quanto riguarda il discorso che faceva Gaetano. De Vrij esclude un giocatore come Manolas, un difensore accostato ormai da diversi mesi all'Inter. Le cifre più o meno sono le stesse, si parla di 30-35 milioni di euro, forse per Manolas anche qualche milione in più, uno esclude l'altro, sì. Possiamo mettere sullo stesso livello in questo momento? Come interesse della Juve. Diciamo che l'Inter per Manolas è mossa da tempo, sì. La Roma non vorrebbe darlo all'Inter, come abbiamo spiegato ampiamente, sembra un po' la situazione Chivu, nonostante siano passati tanti anni, quindi qualora arrivasse De Vrij, credo che Manolas... Non so se alla fine potrebbe restare alla Roma, perché la Roma non vuole andare oltre un tot a livello di ingaggio, ma non la si aspetta tanto, quindi non lo so, però se credo di sì, comunque uno gusto potrebbe personale? Uno potrebbe Manolas. Va bene, allora cambiamo completamente scenario e ci trasferiamo idealmente a Palermo con la presentazione giornata di conferenze stampa per il nuovo presidente del Palermo, Paul Baccaglini. Allora, per cercare di capire anche meglio che cosa ci aspetta sempre dalla società rosanero, abbiamo in collegamento con noi, lo salutiamo e lo ringraziamo, Alessio Alaimo, direttamente da Palermo. Ciao Alessio, ben trovato. Ciao, ben ritrovati. Allora Alessio, giornata di conferenze stampa con la presentazione di Paul Baccaglini, nuovo presidente del Palermo, un nome e un personaggio che fin da subito ha destato e desterà probabilmente molta curiosità. Allora, da te vorremmo capire anche qualcosa in più su questo personaggio che non è conosciuto all'interno del mondo calcistico, all'interno del mondo sportivo, perché fino a ieri si occupava fondamentalmente di tutt'altro. Quindi se ci puoi aiutare un attimino a tracciare un po' l'identikit del nuovo presidente. Beh, il nuovo presidente comunque ha dimostrato sicuramente entusiasmo, però la sensazione è che sia una nomina soltanto di facciata, perché Zamparini è stato chiaro a più riprese, ha sempre detto che farà da consulente, quindi di fatto le decisioni continuerà a prenderle Maurizio Zamparini. È un passaggio di consegne in attesa magari di qualcos'altro più avanti, perché dubito che Baccaglini possa restare a lungo nel ruolo di presidente del Palermo. Ecco, mi sembra più una situazione transitoria.
Ecco, questa è sicuramente una notizia importante anche perché ha fatto scalpore, se vogliamo, la nomina come presidente. Te lo volevo infatti chiedere, Zamparini, ho ripetuto più di una volta, resterò come consulente all'interno del gruppo, di fatto continuerò a prendere le decisioni, questo ce lo confermi. Ci sono altri, sono previsti altri innesti dal punto di vista, innesti importanti, rilevanti, di rilievo all'interno dell'organigramma presidenziale del Palermo? Alessio. Tra poco ritorneremo a parlare del Palermo con Paul Baccaglini. Nel frattempo anche da Gaetano Mocciari e da Francesco Fontana un'idea su questo nuovo presidente rosanero. Sicuramente la curiosità è tanta. Ha detto in conferenza state tranquilli perché non cambierà il Palermo allenatore almeno fino al termine della stagione. Già questa è una notizia, se Vabbè, ma che vogliamo, no? senso ha cambiarlo? Tanto è già retrocesso, per cui Però è già sarebbe una lo stesso notizia perché punto. comunque non Sì, ci, ormai non ci. vabbè, Palermo è l'ordine del giorno cambiare allenatore, però mancano, ormai non manca tantissimo. Il Palermo ha un piede in Serie B e comunque con Lopez non è andato neanche poi malissimo, onestamente. Anzi, mi sembra che ci sia stato un leggero miglioramento rispetto alla gestione De Zerbi e Corini, tant'è che si è passati da un meno 11 sull'Empoli a un meno 7. Il Palermo è tutto in mano del Palermo e anche dell'Empoli, che mi sembra comunque fin troppo rilassato. Ha un calendario sulla carta che può rimettere in corsa il Rosanero, deve cercare semplicemente Palermo di rimanere in corsa almeno nelle ultime quattro partite. E ricordiamo l'ultima giornata, il Palermo avrà l'Empoli, dovrà se non altro, ecco, non essere condannato dalla matematica, poi lì veramente si può giocare il tutto per tutto. Ecco, Francesco Baccaglini ha detto nella conferenza stampa, come diceva Gaetano, noi crediamo nella salvezza, pensi che ci possa essere una minima speranza per il rosanero in questo campionato? Comunque è bene già pensare al prossimo campionato di Serie B. Ma credo che la società abbia fatto comunque, abbia stilato una sorta di progetto con Lopez, magari biennale, considerando anche la Serie B. Per quanto riguarda la salvezza, resta il rammarico per il pareggio contro la Sampdoria. Secondo me lì, in caso di vittoria, qualcosa, diciamo, sarebbe cambiato. Però, come ha detto anche Gaetano, al momento le tre che stanno in fondo è difficile considerarle, non considerarle come quasi retrocesse. L'Empoli, qualora venisse risucchiato in questa corsa, in questa lotta per la salvezza, sarebbe clamoroso. Dovrebbe fare un grande mea culpa il buon Giovanni Martuscello, dovrebbe farsi le domande. Però diciamo che le percentuali di salvezza sono molto molto basse. Adesso magari se c'è anche Alessio in collegamento chiederemo delucidazioni su questo presidente perché. Sì. Ammetto, non conosco a 360 questa figura. L'abbiamo recuperato Alessio Alaima, adesso ci sei. Sì, sono, ma tornando a Baccaglini, comunque prima la sensazione è che si tratti di una soluzione transitoria. Tra Sì. l'altro c'è stato un caso di omonimia, perché spieghiamo che è successo ieri. Ieri il Palermo ha pubblicato un comunicato nel quale diceva Integralist Capital, il cui appunto fondatore è proprio Baccaglini, acquista il Palermo, più o meno, insomma, c'è un'unità di intenti per acquistare il Palermo. Siamo stati contattati ieri da Integralist Capital, che è il fondo di investimento degli Stati Uniti, uno dei principali fondi, il quale ha tenuto a precisare noi non c'entriamo nulla. In effetti si è trattato di un caso di omonimia. Il sito a cui fa riferimento invece il presidente Baccaglini è un sito presente una pagina bianca e basta con un comunicato tra apparso pochi minuti fa, nel quale si dice benvenuto a Baccaglini, il nuovo presidente del Palermo. Quindi situazione un po' particolare anche questa. Ecco Alessio, ti volevo chiedere prima di salutarti e ringraziarti, tu citavi sarà una soluzione transitoria se sono previsti nuovi innesti dal punto di vista dell'organigramma da qui alla fine della stagione. Poi Baccaglini ha detto abbiamo un piano per la Serie A e un piano per la Serie B, se hai notizie in merito a eventuali nomi di allenatori che porterà la nuova proprietà. Intanto da valutare la situazione di Nicola Salerno, perché non è neppure dato sapere se rimarrà ancora insomma, nel ruolo di direttore sportivo del Palermo oppure no, è una situazione che poi verrà approfondita prossimamente quando poi la situazione del Palermo sarà anche più chiara. Quindi non mi sorprenderei che ci fossero dei cambi, ma per quest'anno non credo, poi il prossimo anno deciderà Zamparini, presidente Baccaglini, a chi affidare la guida tecnica. Perfetto Alessio, grazie mille. Grazie a voi. Grazie mille Alessio Alaimo direttamente da Palermo. Peraltro Zamparini sulle cifre dell'affare regna l'assoluto
in riservo, incertezza, ha detto cavoli miei, non so se è avrà detto proprio possibile. cavoli? Ha detto cavoli, non abbiamo notizie al riguardo, ci No, teniamo era una la battuta. definizione cavoli, meglio di niente. Al di là delle cifre della transizione con il passaggio di consegne, c'è stato però un depauperamento, c'è cioè una svalutazione della rosa-nero, scusate il gioco di parole, direi abbastanza evidente negli ultimi anni. Le colpe ormai, Gaetano, lo diciamo, chiaramente sono riconducibili anche alla proprietà e alla politica sul mercato. Certo è che servirà una rivoluzione completa nel corso della prossima estate, che sia Serie A difficile o molto più probabilmente la Serie B. Sì, sperando che appunto questi nuovi investitori possano garantire al Palermo un futuro all'altezza di ciò che è stato negli ultimi 15 anni. Zamparini giura che insomma vende a chi riporterà il Palermo in Europa. Nutro dei dubbi onestamente perché la conferenza stampa di Baccaglini Sui è stata generis. sui generis, cioè, non si è detto nulla, non ha risposto alle domande del tifoso palermitano, quindi onestamente c'è un po' di preoccupazione. Il Palermo di Zamparini galleggia da 6 anni, c'è da Sì. dirlo. Va riconosciuto a Zamparini di aver preso una squadra che era già, dovevano ringraziare probabilmente, fino agli anni 90 erano già contenti di salvarsi in Serie B e l'ha portato comunque in Europa. Nessuno c'era mai Con grandi riuscito campioni con grandi sicuramente, campioni. Purtroppo grande squadra. poi, anche giustamente, i soldi di Zamparini ha investito molto nel Palermo. Dalla finale di Coppa Italia del 2011, persa con l'Inter, è morto praticamente il Palermo di Zamparini. Da quel momento in poi, a parte un paio di colpi azzeccati di Dybala, che è stato un investimento importante perché lo pagò 12 milioni, però l'ha rivenduto a 40. L'intuizione di Belotti, il Palermo ha man mano smantellato giocatori, prendendone altri, uno più improbabile dell'altro. Mi dispiace dirlo, ma se noi leggiamo la formazione del Palermo, che era salito in Serie A, che era andato in Europa, era composta da giocatori che poi sono diventati campioni del mondo. Prendeva i migliori giocatori delle provinciali di Serie A o comunque giocatori migliori della Serie B, penso a Barzagli che era stato preso dal Chievo, Zaccardo dal Bologna, Grosso era uno dei talenti del Perugia, erano giocatori protagonisti nelle provinciali, Luca Toni, che hanno fatto quel passaggio intermedio al Palermo, si sono consacrati campioni del mondo, hanno portato il Palermo in Europa. Il Palermo attuale sta scommettendo su macedoni, bulgari, giocatori consigliati da questo consigliere di Zamparini, è costato una Serie B e costerà una seconda, quasi certamente. Estremo a vedere allora come si comporterà il Palermo di Paul Baccaglini e di Maurizio Zamparini, che resterà come consulente. Grazie mille, Gaetano Grazie Mocciaro. a te, Grazie Tommaso. chiaramente anche a A voi, alla Francesco prossima. Fontana. Un saluto a tutti voi e una buona serata.